posti letto nelle nostre città, circa 7.000. Uniti nelle battaglie e nella promozione turistica del territorio, la cooperativa Alberghi Consorziati e Faita Federcamping hanno stipulato un protocollo d'intesa impegnandosi a una collaborazione quotidiana con l'obiettivo di realizzare una migliore tutela delle imprese e di ampliare la gamma dei servizi di assistenza e consulenza offerti ai soci. Grazie a questa sinergia operata d'intesa con Confcommercio Fano viene a crearsi un polo con circa 7.000 posti letto e comprende 37 alberghi e 9 campeggi su Fano più 3 a Mondolfo e 4 a Pesaro. Avevamo bisogno di fare un lavoro di squadra, questo siamo riusciti dopo tanti anni, perché è circa 2 anni che stiamo lavorando proprio per questo, anche se dall'alto, da Roma, ci avevano comunicato di fare questa fusione. Poi posso dire solo una cosa, che lavoro di squadra, avere un territorio bello come il nostro è una cosa eccezionale. L'accordo, come ha spiegato il direttore Amerigo Varotti, prevede la realizzazione di diversi progetti, con un'attenzione particolare rivolta alla diffusione di buone prassi in materia di accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione, alla formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori e alle azioni volte a contrastare l'abusivismo. Un anno fa questo protocollo è stato stipulato a livello nazionale e Fano è una delle prime realtà in cui viene ufficialmente siglata la collaborazione tra le federazioni. Non c'è concorrenza tra le due realtà? Assolutamente, non c'era neanche prima, però questa cosa serve anche, questa iniziativa serve anche a far capire che c'è assolutamente grande collaborazione fra le due federazioni, fra le due tipologie di strutture ricettive. Noi puntiamo molto a collaborare con le istituzioni locali per migliorare tutto quello che riguarda il discorso della promozione del turismo e poi in seguito anche l'accoglienza, che sono le due cose fondamentali. Dobbiamo essere pronti, ha aggiunto la presidente di Confcommercio Fano, ad accogliere turisti in strutture adeguate, in maniera regolare e con servizi all'altezza delle varie esigenze. Serve un prodotto di qualità e di importanza strategica, da soli non si va da nessuna parte. È fondamentale investire sia a livello regionale che a livello governativo nel turismo, perché per l'Italia intera, ma soprattutto per la nostra regione, ha una ricaduta economica fondamentale il turismo. Sicuramente ci sarà una ripartenza nel 2023, quindi è un momento storico nel quale veramente bisogna investire nella nostra nazione e nella nostra regione per riportare i turisti, circoleranno e porteranno a un'economia importante a livello di lavoro, a livello di imprese, che così possono sopravvivere e possono ripartire. Tutto questo poi deve andare in sinergia anche con le infrastrutture, di far ripartire la E78, che per noi è fondamentale per portare i turisti, e appunto nella nostra regione dove abbiamo tanto da far vedere è fondamentale. Quindi noi veramente lanciamo un appello a che questo avvenga.